Noi abbiamo sviluppato 11 punti tematici dei quali si sono occupati dei sottogruppi che hanno evidenziato delle proposte che voi potete ritrovare nella brochure che è in distribuzione, brochure che ha una particolarità rispetto agli altri programmi delle altre liste, che è la predisposizione di esempi di quelle che sono le attività che noi andremo a proporre. In questo discorso si inserisce un'ottica di realismo. Sappiamo, anche se le voci sono discordanti, che il bilancio comunale non è dei più rosei. Noi ci auguriamo che quanto viene indicato e detto nei comizi dai rappresentanti della lista uscente sia vero, e quindi che non ci siano i debiti, che sia un'economia florida, che questo paese non può che migliorare. Forse può migliorare, perché peggiorare è un po' difficile. Bravo! Nell'ottica del realismo abbiamo studiato quelle che sono le voci di bilancio sulle quali noi possiamo intervenire ed efficientare in maniera tale da risparmiare e da incentivare. Quello che noi possiamo promettere sicuramente è che non diremo bugie, e sicuramente chiederemo la partecipazione dei cittadini in ordine a quelle che saranno le scelte più importanti. In questa ottica noi non condividiamo la scelta di passare alla Consac puramente e semplicemente senza giustificare in termini economici i vantaggi di questa scelta laddove ci siano, e senza giustificare il perché di questa scelta in quei modi, senza spostare anche la parte debitoria, ma rimanendo tutta in capo al comune la parte debitoria, e la parte del recupero è andata in mano a un'agenzia che svolge questo per conto del comune, senza garantire tempi e risultati di questa attività. Adesso passo la parola.